In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull luce, il primo che facciamo per l'inverno. So che molti di voi non hanno molto tempo di lavorare e quindi ho deciso di anticiparci un po' e di iniziare già a fare qualcosa proprio di tipico invernale. Per poter realizzare questo pull ho utilizzato un filato fantastico che mi è arrivato dell'Adrian File, che si chiama Fior di Lana, che è questo fantastico gomitolo. Guardate che bei colori. Il colore che ho scelto io è appunto questo giallo, che è il colore 60. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 100 metri ed è formato dal 75% lana vergine, 25% acrilico. Ora, per realizzare questa maglia, che è una taglia S, però come potete vedere mi va un po' larga, io ho utilizzato 400 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del 5,5. Voglio farvi vedere anche altri fantastici colori che sono tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. Guardate questo quanto è particolare. Abbiamo anche questo che mi ricorda molto una caramella, oppure il verde che, come sappiamo, quest'anno va tantissimo di moda. Ora, per una taglia M vi occorrono 500 grammi, per una taglia L ve ne occorrono 600. La lavorazione è veramente semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questo effetto un po' a ondine, quindi anche il filato aiuta a dare questo effetto. Si lavora in up down, quindi dal sotto al sopra, quindi si lavora. Io naturalmente ho lavorato in tondo fino agli scafi, poi ho lavorato in giri di andata e ritorno per poter creare la parte sopra della maglia e poi sono tornata a lavorare in tondo per le maniche. Quindi una lavorazione veramente semplicissima e veloce da fare, anche perché si lavora appunto con l'uncinetto del 5,5. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, mi raccomando, poi mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull io ho deciso di utilizzare il filato Fior di Lana, che è questo bellissimo gomitolo della Adrian File, e il colore che ho scelto io è il colore 60, anche se devo dire la verità sono molto innamorata anche del numero 64. Infatti preparatevi, perché sicuramente farò una creazione anche con questo colore, perché è un verde molto particolare e mi piace tantissimo. Comunque, per quanto riguarda la lavorazione, allora io lavorerò con l'uncinetto del 5,5, quindi del 5,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 9 e io ho montato 126 catenelle. Però vi dico già che queste 126 catenelle mi danno circa una circonferenza di 86 centimetri, perché il pull non lo voglio aderente ma lo voglio un po' larghino, in modo tale da poterlo indossare anche sopra dei fuson, quindi un po' più lunghetto ma non neanche tantissimo. Quindi dicevo, 126 catenelle lavorando con un 100 del 5,5 per ottenere una circonferenza di circa 86 centimetri. Ora, per una taglia M io vi consiglio, visto che sono comunque 9 catenelle lavorazione, di andare a mettere massimo 3-4 motivi in più rispetto a me, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 5, massimo 6 motivi in più rispetto a me. Naturalmente, se invece lavorate con un filato più piccolo, allora dovete andare a mettere più catenelle. Tenete sempre presente di misurare la circonferenza o del seno o dei fianchi, a seconda di quello che avete più largo. Io ho più largo i fianchi, e andando a quella misurazione aggiungete 2-3 centimetri, in modo tale appunto da averlo bello morbido invece di una cosa aderente. Detto ciò, quindi possiamo andare a vedere la lavorazione. Vi dico già che è semplicissima, sono due giri che andremo sempre a ripetere, e andiamo a fare il primo. Andiamo a realizzare 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 3 catenelle. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa, salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia bassa, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare una maglia alta,
catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, un'altra maglia alta, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, vado nella catenella successiva, maglia bassa, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 3 catenelle e si ricomincia da capo. Dobbiamo fare questo quindi per tutto il nostro primo giro. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, rientro nella prima catenella iniziale e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta e per chiudere il giro entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Secondo giro, entro nell'archetto formato dalla maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. Vado nel primo archetto tra le due maglie alte successive e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia bassa e si ricomincia da capo. Quindi andiamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa, scusate, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, ancora vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, per un totale sempre di 3 maglie alte. Vado nel primo archetto di una catenella tra le due maglie alte successive, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, maglia bassa. Facciamo un'ultima volta insieme così vi faccio vedere anche come terminare il giro. Quindi vado nell'archetto e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella tra le due maglie alte e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. In questo modo abbiamo terminato anche il secondo giro. Quindi questi sono i due giri che andiamo a ripetere. Vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro. Quindi entro e vado a fare o una maglia bassa o una maglia bassissima, io preferisco in questo caso una maglia bassissima, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado a lavorare una maglia bassa tra le due maglie alte, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Questo mi permetterà appunto di riavere le mie 3 maglie alte, quindi stiamo rifacendo esattamente quello che avevamo fatto nel primo giro. Quindi qui termineremo andando sempre a fare all'interno dell'archetto di 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e terminiamo appunto con la maglia bassa entrando nella terza catenella. Quindi esattamente come ho fatto nel primo giro. Quindi io continuerò a fare questi due giri, vi dirò quante volte sono andata a farle e poi vi dirò come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, sono arrivata agli scalfi, ho ripetuto i due giri per 19 volte per avere un'altezza di circa 40 cm, perché per me va più che bene per poter iniziare a fare lo scollo. Per poter fare lo scollo sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte, questi qua, i ventagli questi, e io ne ho un totale di 14, quindi ne sono andata a mettere 7 dietro e 7 avanti. Mi raccomando, per chi ha il ventaglio dispari, quindi invece di 14 ne ha 15,
15, quello in più va messo sul davanti, quindi 7 dietro, 8 avanti. Il marcapunti va messo nell'archetto di 2 catenelle che mi separa appunto l'ultimo archetto dal davanti dal primo dietro. Stessa cosa qui, abbiamo l'ultimo del dietro, qui è dove inizio e finisco il giro, perché ho fatto in modo che il marcatore contare i miei ventagli, da dove potevo mettere il marcatore e da dove mi iniziava e finiva il giro, e quindi da qui il primo dei miei ventagli. A questo punto quindi andiamo a fare sempre i due giri, però adesso non più in tutto tondo ma in giri di andata e ritorno, e lavoreremo prima sulla parte avanti e poi sulla parte dietro. Quindi io stacco il mio marcapunti e vado a lavorare i miei giri, rientro dentro sempre l'archetto, vado a fare sempre una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, quindi senza mettere la catenella di separazione, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e poi vado a lavorare normalmente, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 2 catenelle di separazione, archetto successivo maglia bassa, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi prendo il filo, vado all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte senza fare la catenella di separazione. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro. Entro dove ho la prima maglia alta o mi alzo con una catenella e poi faccio quello che sto facendo, come preferite, e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, rientro un'altra maglia bassa. E a questo punto lavoro normalmente. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Nell'archetto naturalmente di 2 catenelle. E poi vado a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Vi faccio vedere come terminare il giro, rifacciamo un attimo il primo giro perché vi spiego una piccola differenza che bisogna andare a fare. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Quindi sto per terminare il mio secondo giro, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, entro nella terza catenella che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione, adesso dobbiamo andare a rifare il primo giro, però vedete facciamo in questa maniera, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare l'altra maglia alta, quindi senza la catenella di separazione, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta. Quindi questa è l'unica differenza, la prima maglia alta va fatta sopra la maglia bassa, quindi continuo a lavorare normalmente. E mi raccomando, quando terminerete il giro, anche in questo caso, maglia alta, catenella e maglia alta nell'archetto e l'ultima maglia alta l'andate a fare sopra la maglia bassa. Questo è l'unico accorgimento che dobbiamo fare in maniera diversa dall'inizio. E mi raccomando, quando andrete a lavorare la parte dietro, si inizia sempre a lavorare dallo stesso archetto dove abbiamo terminato il giro, quindi si inizia sempre da questo archetto. Quindi io adesso continuo a lavorare, vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare alle spalle, farò la stessa cosa anche dietro e poi vi dirò come sono andata a cucire. Allora, io ho terminato sia la parte dietro che la parte avanti cucendoli insieme, però vi dico questo, ho ripetuto i due giri per 7 volte sia avanti che dietro, ma avanti gli ultimi due giri ho lavorato soltanto sui primi 3 archetti di ventaglietti di 3 maglie alte, quindi ripeto, io in totale ho fatto 7 volte i due giri, però nella parte avanti l'ultimo due volte ho ripetuto il giro soltanto sui primi 3 motivi sia a destra che a sinistra, questo per avere un collo più tondo, mentre dietro ho lavorato normalmente
i due giri sempre per 7 volte, però sempre andando da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, quindi senza fare queste, diciamo, micro spalline che ho fatto qui sul davanti. Ora, per una taglia M, una taglia L, io vi direi di andare a lavorare, visto che avete messo sicuramente più motivi rispetto a me, almeno su 4 motivi, sia da questa parte da quest'altra parte, per fare il collo. 5 non ne sono sicura, casomai io vi consiglio di vedere quanti centimetri vi vengono qui di larghezza. Se vedete che la larghezza qui è inferiore ai 15 cm, allora andate a lavorare su un motivo in meno per fare due spalline, perché altrimenti lo scollo vi viene troppo piccolo. Detto ciò, adesso possiamo andare a fare le maniche. Per lavorare la nostra manica io lavorerò sempre con lo stesso punto e sempre con l'uncinetto del 5 e mezzo. Mi raccomando, se avete bisogno nella lavorazione di fare la manica un po' più larga, andate poi a lavorare con l'uncinetto più grande, quindi passate all'uncinetto il numero 6, questo se lo volete con un po' più scampanata, mettiamola così. Quindi ci agganciamo dalla parte di sotto e andiamo a fare sempre i nostri due giri, ma torniamo a fare la lavorazione in tondo. Quindi in questo caso abbiamo le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, salto la maglia alta orizzontale, vado nella seconda e vado a fare la mia maglia bassa, 2 catenelle, vado nella maglia orizzontale successiva e vado a fare una maglia bassa, prendo il filo, salto una maglia, vado nell'altra e vado a fare il mio gruppo di 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi lavoro normalmente in questa maniera e vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte io mi trovo a fine giro, in modo da darvi un po' un'idea per una taglia S e dirvi più o meno per una taglia M, una taglia L, quanto ne dovreste avere. Allora, sto per andare a terminare il giro, ho fatto la mia maglia bassa, quindi vado nell'archetto e vado a fare la mia maglia alta, catenella, rientro, maglia alta e poi la maglia bassa per chiudere il giro. Io di archetti ne ho fatti 5 in totale, per una taglia M secondo me dovete farne almeno 7-8, per una taglia L almeno 9-10, quindi mi raccomando, voi valutate un po' attentamente come fare la lavorazione, non dovete stringere lo scafo ma non dovete neanche allargarlo, quindi dovete mantenere la lavorazione morbida come a me in questo caso. Quindi io adesso continuerò a lavorare i giri e alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri per arrivare alla lunghezza della manica desiderata.